Ciao a tutti amici, bentornati di nuovo al nostro canale di mobilità elettrica sostenibile. Come vi avevo promesso nel video passato, in questo video capiremo come raggiungere l'obiettivo dei 6.000 euro di incentivazione statale per comprare l'autovettura elettrica nuova, partendo da una base di non avere un'autovettura da dare in rottamazione. E quindi scopriremo quali sono le tempistiche, quali sono le spese da intercorrere e quindi casomai se è il caso o meno di utilizzare questo metodo per raggiungere questo famoso obiettivo. Naturalmente tutti i dati che dirò sono ufficiali, in quanto li ho provati in prima persona, diciamo sto utilizzando questo metodo e quindi tutto quello che vedrete, tutti i dati che vi dirò sono assolutamente ufficiali, quindi potrete valutare per meglio se è il caso anche vostro di fare come ho fatto io, insomma. Quindi ragazzi, io vi auguro una buona visione. Ciao! Amici, in questo caldo incessante e non ci dà tregua, guarderemo un po', come avete visto anche dai titoli del video, come raggiungere i 6.000 euro di incentivi, come fare per raggiungere questi 6.000 euro voi che non avete un'auto adatta per la rottamazione, un po' come il sottoscritto. Guarderemo un po' quanto costa sto, tra parentesi, giochino e come fare per raggiungerlo, come ho fatto per raggiungerlo. E ora seguitemi! Ed eccoci qua. Molti di noi sono in cerca della propria auto elettrica, molti di noi si stanno informando per entrare un po' nell'ottica delle zero emissioni, molti altri cercano semplicemente il mezzo più giusto per questa transizione. Ma cos'è che, diciamo, blocca questa trasformazione? Cos'è che blocca la voglia di elettrico in molti, molti di noi? Il prezzo. E cosa ci faccio io qua in mezzo ai filari? Sto cercando soldi in mezzo ai filari? No, qua queste sono le mie zone d'origine, il Chianti, zone che ti ricaricano neanche la rete Ioni ti riesce a fare, ma non è certo per questo che sono venuto qua. Ma c'è una meraviglia qua che vi voglio far vedere, vi voglio spiegare, vi voglio illustrare un pochino come funziona, come non funziona, quanto è costato questo gioco, come dicevamo prima, che permetterà al sottoscritto di avere questi benedetti 6.000 euro di incentivi e magari, almeno il mio intento è questo, poter condividere con voi questa informazione in modo tale che magari alcuni di voi potrebbero fare altrettanto, visto che c'è stato qualcuno, io in questo caso, che ha già provato con mano cosa vuole dire e quindi ha fatto l'esperienza giusta per vedere un po' come funziona, come non funziona. Vi dirò naturalmente quanti sono i prezzi. E quindi, passando in questa bellissima e incontaminata campagna toscana, ed eccoci qua alla meraviglia delle meraviglie. Siete pronti? Eccola qua, una meravigliosa Renault Twingo, vecchia, vecchissima, condizioni pessime e pietose, ma farà veramente al caso del sottoscritto. Come avete visto anche negli ispezioni precedenti, le condizioni di pulizia del mezzo non sono questo granché, ma dopo tutto detto tra me e voi, l'interesse verso questa vettura è veramente minimo e anche, diciamo, del proprietario non doveva essere, diciamo, la sua preferita, visto che le condizioni sono quelle che sono. E vi voglio ricordare che questo mezzo qui ha bisogno di stare 12 mesi con il sottoscritto per essere abile e arruolabile, per essere rottamato. E ora entriamoci un pochino dentro. Se si apre, chiave. E già qualcosa si apre. Oh! Aspettavo, bianca all'ombra, quindi probabilmente le condizioni sono. Ah, pensavo peggio. Diciamo che nella vita bisogna avere fortuna e per avere fortuna si intende avere fortuna che viene dal caso e avere una fortuna anche un po' cercata. Io sono sincero, sono stato mesi e mesi e mesi a cercare un'autovettura da poter comprare per accedere all'incentivo statale dei 6.000 euro. Mi ero informato un pochino al giro guardando su Autoscout, sui vari siti che parlano di autovetture in vendita, cercando la Dacia Panda del 1200.
che riuscissi a fare 3 metri prima di rompersi, però quei 3 metri mi permettessero di venire qua nel campo del mio babbo a poter lasciare questo meraviglioso mezzo. E invece, come dicevamo, è stato un caso fortunato, perché un collega aveva bisogno di dismettere l'autovettura, doveva pagare 200 euro per la rottamazione, ma la rottamazione non per comprare un'altra macchina, perché la voleva proprio distruggere, togliersi di mezzo, doveva pagare questi 200 euro, e io mi sono candidato di fargli un bellissimo piacere segnandomela a me. Almeno se lui si è risparmiato 200 euro, tu sei proprio un uomo buono, via, bravo. E quindi questo è, quindi, un caso fortunato, bisogna essere sinceri. Se consiglio a tutti coloro che non hanno intenzione di comprare un'auto di qui a breve, ma come magari me, hanno il bisogno di aspettare un'annata, quindi il 2020, per l'acquisto, vuoi per motivi economici, vuoi perché la macchina preferita uscirà nel 2020, lei potrebbe essere una bellissima alternativa. Lei l'ho comprata presa, perché comprata al fine marzo 2019, quindi fine marzo di quest'anno, e se usciamo fuori, perché insomma un po' alduccio, e quindi dovrò aspettare fine marzo 2020 per accedere alla rottamazione, tempo che mi sembra più che giusto, tanto quest'anno non l'avrei comprata, e fine marzo, aprile, roba da ragazzi. Ma quali costi ho dovuto sostenere? Ora vedete qua che metterò per iscritto quello che dirò ora a voce. Per l'acquisto praticamente mi è stata regalata, perché come dicevamo lui la doveva buttare via, quindi zero, mettiamo uno zero sbarrato qua. Per quanto riguarda il passaggio di proprietà e quindi le varie scartoffie, burocrazie e quant'altro, 400 euro, segna 400 euro. Per quanto riguarda il bollo, avrò bisogno di pagarlo a settembre, 100 euro, segna 100 euro. E per quanto riguarda l'assicurazione, anche lì 0 euro, 0, perché ho fatto l'assicurazione sospesa subito. Ragazzi, mi raccomando, ve lo dico sinceramente, se non avete un posto al di fuori della sede stradale di dove mettere la macchina, non potete tenerla senza assicurazione, come sto facendo io. Io l'ho fatta e l'ho sospesa subito, perché tanto, come vedete, l'ho messa in mezzo a un campo, voglio vedere recintato, voglio vedere se mi rompano le scatole, quindi io sono abbastanza tranquillo su questo. Quindi ho fatto l'assicurazione, sospesa subito, 0 euro, quindi 0. Però ragazzi, senza assicurazione sulla strada non ci può stare, però 0. Per quanto riguarda la revisione, lei l'ha revisionata tranquilla fino a luglio 2020, quindi spero vivamente di darla via in anticipo, quindi anche quella 0. Quindi costo totale 500 euro, che nei 2000 euro aggiuntivi tra 4 e 6000 euro mi fanno un risparmio sulla macchina dopo comprarla di 1500 euro. Insomma, ragazzi, buttali via 1500 euro guadagnati. E quindi ragazzi, questa è la meraviglia che mi farà fare questo risparmio. L'unica rogna magari dovete sostenere è quella di venire una volta al mese a vederla, per vedere se è sempre lì o se magari è finita in fondo alla greppa. Greppa toscana si indica discesa molto pronunciata, e venire a accenderla per vedere se insomma se è tutto a posto e tenerla accesa 5-10 minuti, tanto per essere tranquilli sulla batteria. Infatti ora si entra, anche se l'ho un po' calduccio, a vedere se insomma si ha questa fortuna di accendersi. E ora entriamo, guardiamo se ondino questo meraviglioso mezzo se parte. Vediamo, quella è la frizione, la marcia, sì. Grande Dio Bono! Ragazzi, sono belle passati 3 mesi. Questa è la seconda volta che vengo, perché dopo il primo mese me l'ero scordato, sono sincero. Andare va, spettacolo. Ora la spengo, se no farebbe rumore per fare il video. Può fare quello di puzzo, evitiamo ora. E sto meglio dentro. Ragazzi, io spero di avervi dato un ottimo consiglio per quanto può essere un po' un risparmio per quanto riguarda la macchina elettrica. In questo video avete visto e continuerete a vedere le vetture che usciranno e saranno pronte sul commercio da quest'anno, dall'anno prossimo, in divenire, quindi varie tipologie, varie fasce di prezzo. Ma anche questo può essere veramente un ottimo consiglio per tutti coloro che naturalmente possono venirne incontro. Se vi posso aggiungere un qualcosa, se voi dovete comprare una macchina, ora se non avete magari la fortuna di avere una macchina praticamente regalata da un collega di lavoro,
più o meno guardando su Autoscout, su 200-300 euro vi trovate una Panda di quelle scarrettate che io dico farebbe paura anche al buio, però per l'utilizzo e che avrete bisogno voi, io penso che vada più che bene. Io ancora vi invito ad iscrivervi, vi ringrazio tantissimo per la vostra partecipazione, vi vedo sempre più attivi sul canale, mi fa veramente veramente piacere. Noi ci vediamo sempre qui per il prossimo video, ancora un saluto e alla prossima, ciao! Non la sento una nuova giovinezza, tra poco varrai 6.000 euro, ci avresti mai scommesso? Manco io. Però uno spettacolo, ragazzi. Spettacolo. Mi ricorda quasi l'infanzia. La mia zia c'aveva una macchina come questa. Ciao, ragazzi.